Bene, cominciamo l'analisi di oggi andando a prendere degli spunti interessantissimi sull'indice italiano che è generalmente analizzato all'interno del nostro sito www.pt90trading.com. Andiamo subito a fare delle considerazioni importanti. Innanzitutto qui, come vediamo, il mercato ha fatto un minimo dopo i crolli delle quotazioni di luglio e di agosto, intorno al 23 settembre, per poi arenarsi con le quotazioni in un'area, insomma, di compressione dei prezzi, che viene subito evidenziata dal triangolo che possiamo disegnare in questo modo, andando a unire questi massimi e andando ad unire questi minimi. Vediamo che il mercato si trova all'interno di questo triangolo da qua non è ancora uscito. Una cosa importante da dire a livello ciclico qual è? È iniziato il ciclo anno? Bene, non abbiamo la conferma dell'inizio del ciclo anno, in quanto la media mobile di riferimento, vale a dire questa verde che ho evidenziato, non è ancora stata sfondata al rialzo da parte del mercato. È andato sopra solo alcune ore, infatti questo è un time frame orario, però non l'ha sfondata e non è andato a toccare la media mobile superiore del ciclo a un anno, quella a 2 anni. Infatti le regole cicliche ci dicono che se deve partire un ciclo, in questo caso quello anno, il mercato deve sfondare la media mobile di riferimento, in questo caso quella verde, e deve tendere verso la media mobile superiore, in questo caso quella rossa del ciclo a 2 anni. Quindi non abbiamo ancora conferma, motivo per cui noi stiamo ancora tenendo tutte le posizioni long accumulate intorno all'area 14.000 che avevamo già fatto vedere sul nostro sito www.pd90live.com, dove tutte le sere pubblichiamo quella che è la nostra operatività per il giorno successivo, quindi il giorno prima per il giorno dopo, sempre, e non il contrario. Quindi vediamo questo triangolo di compressione, vediamo anche un'altra cosa interessante, vale a dire testa spalla che si sta sformando. Infatti andiamo a vedere unendo appunto i massimi delle due spalle e successivamente unendo praticamente la testa con la neckline formata precedentemente unendo i massimi delle due spalle, vediamo che se poi andiamo a duplicare questa retta di riferimento creando una linea parallela, proiettiamo verso l'alto e vediamo quello che potrebbe essere il target indicativo del mercato se dovesse partire un ciclo anno, vale a dire area 18.500, guarda caso indicativamente dove si trova la media mobile del ciclo a 2 anni. Chiaramente occorrerà che se il mercato si riportasse in area di neckline, quindi in area 16.000, la sfondi al rialzo con volumi superiori ai precedenti. Questo è molto importante, altrimenti i testa spalla e i triangoli servono a poco, insomma. Infatti funzionano, guarda caso, nel 50% dei casi. Infatti dopo Gabriele Cortigiani vi farà vedere altri indicatori che noi utilizziamo di nostra produzione per analizzare il mercato e per vedere quello che nessuno generalmente vede. Un'altra cosa molto importante, cambiamo anche piattaforma di trading. Questo è il grafico daily del DAX, del Future DAX, uniamo gli stessi punti, gli stessi minimi uniti prima sul FIB e gli stessi massimi uniti prima sul FIB, quindi corrispondenti alle date che abbiamo prima sottolineato, e vediamo che il DAX è uscito dal triangolo di riferimento verso l'alto. Quindi il DAX è uscito verso l'alto, andando a indicare quindi una voglia del mercato di proseguire la corsa al rialzo. Non è detto, perché i volumi non sono volumi molto significativi. Vediamo che adesso il DAX nell'ultima seduta daily è rintracciato verso il basso per poi chiudere, insomma, a metà candela, e potrebbe anche rintracciare verso la linea di resistenza appena superata per poi proseguire al rialzo, ma chiaramente non abbiamo noi la palla magica per dirlo con certezza, insomma. Vi ricordo solamente che questo è sul sito pd90live.com, noi pubblichiamo tutte le tabelle tutti i giorni, vedete sempre il giorno prima cosa faremo il giorno dopo. Io vi ringrazio dell'attenzione e passo la linea al mio collega Gabriele Cortigiani che vi farà vedere le indicazioni dei nostri indicatori di riferimento principali. Grazie e ciao a tutti. Salve a tutti, sono Gabriele Cortigiani del sito www.pd90trading.com. Riallacciamoci all'analisi fatta da Stefano andando a vedere un grafico piuttosto interessante. Ora qua in questo grafico, come possiamo appunto vedere, abbiamo due linee.
La linea nera è rappresentativa del futures italiano, mentre la linea rossa è un indicatore di nostra costruzione che è calcolato tramite l'utilizzo di prezzi e volumi. Ora, come possiamo appunto vedere, da agosto-settembre del 2011 fino a dicembre, il mercato, cioè fino a oggi, il mercato si è trovato all'interno di un trading range che ha portato la congestione dei prezzi tra il 13.000 circa e i 17.000. Ora, come possiamo vedere dalla linea rossa, appunto l'indicatore, ci sta chiaramente dimostrando che in questo arco temporale il mercato ha avuto una fase di accumulazione. Ora, proprio a fine dicembre, l'indicatore è uscito dal rettangolo, dall'area di accumulazione, portandosi verso l'alto. Ed è per questo che pensiamo che con alte probabilità il mercato si porti al di sopra del triangolo, e quindi il triangolo analizzato in precedenza da Stefano, e quindi avere un'esplosione di prezzi verso l'alto. A conferma di questo abbiamo un indicatore monetario che al momento sta presentando un trend rialzista, e quindi ci fa pensare, conferma in più, all'uscita dal triangolo dal lato superiore. Ora, se andiamo a vedere i prezzi, però, si stanno ancora trovando all'interno del canale ribassista che li intrappola da aprile 2011 fino ad oggi. Come possiamo appunto vedere da qua, dove sto indicando con il puntatore del mouse, nelle ultime sedute è stato cercato di superare tale canale, però senza riuscirci, perché solo una chiusura che si è portata al di sopra della trend line, poi tutte le altre chiusure, ogni pallino rappresenta un giorno di borsa, hanno riportato il mercato italiano all'interno del canale ribassista. Quindi le probabilità maggiori, secondo questo studio, sembrano che i prezzi in futuro si possano portare al di sopra dei livelli attuali, anche se c'è da dire che il bicchiere va visto mezzo pieno e mezzo vuoto, perché se andiamo ad osservare questo altro indicatore, che è rappresentativo dei movimenti di Big Boys e costruito con i prezzi e volumi dell'indice e non del futures come in precedenza, possiamo vedere che nell'ultima parte, quando il mercato ha avuto l'ultimo strappo al rialzo che ha portato i prezzi da 14.000 circa fino a 15.500, l'indicatore che replica un po' i movimenti dell'indice ha avuto un trend ribassista, portandosi addirittura sotto il minimo precedente. Quindi, cosa dire? Al momento non abbiamo certezze, e quelle non le avremo mai, che i prezzi del mercato si possano riportare con certezza al rialzo e sopra i livelli attuali. Ci sono buone probabilità, ma siccome, anche data l'indicazione di questo indicatore, c'è la possibilità di vedere ulteriori discese a conclusione del ciclo intermedio, abbiamo impostato sulle operazioni aperte, le operazioni rialziste da area 14.000, uno stop a pareggio, apposta per potersi difendere e ridurre al massimo il rapporto rischio-beneficio. Con questo concludo, ci trovate su www.pd93trading.com. Un saluto da parte mia e di Stefano D'Ambrosio.